Intanto di nuovo un benvenuto, un buon pomeriggio da Francesco Ferretti che vi parla per le fasi conclusive, stavolta sono davvero le finali dei campionati italiani di società per categorie qui dal Centro Tecnico Federale del Torino in Roma. Sono rimaste, come dicevamo, soltanto le finali, mentre vediamo le immagini della presentazione che scorrono. Siamo in diretta durante la presentazione e mentre vanno le formazioni sono già in campo schierate sulle 8 corsie. Ricordiamo che per la quarta categoria si contenderanno il titolo tricolore la squadra dei Cerbara e quella della Jesina. Per la terza categoria Spello se la vedrà con Gatto Azzurro. Per la seconda categoria l'Adriatica, Città di Crotone, e infine per la prima categoria Sant'Angelo Montevideo con Oriolo Vegliano. Passiamo alla presentazione delle formazioni finaliste. Società Pocciotti Laspello, Comitato di Perugia, dirigente accompagnatore Vincenzo Castignani. Sentite la chiamata in campo delle formazioni, partendo dirigenti, allenatori, giocatori. Atleta capitano Marco Tassi. Atleti Pierino Battistelli, Adriano Benedetti, Domenico Clementi, Settimio Tardioli. Società Gatto Azzurro, Comitato di Reggio Emilia. Comitato di Reggio Emilia, dirigente tecnico Giorgio Parmigiani. Atleta capitano Franco Brindani. Atleta Mario Cattani. Atleta Marino Dionisi. Atleta Ipis Tondelli. Atleta Antonio Labanti. Gli arbitri di questo incontro sono i signori Antonio Lepore e Massimiliano Conficoni. Il direttore è Massimo Serafini, arbitro nazionale di Roma. Seconda categoria, Città di Crotone, Comitato di Crotone, il dirigente Claudio Mole, direttore tecnico Luigi Messina, atleta capitano Leonardo Messina. Poi abbiamo Vincenzo Papa, Raffaele Pignanelli, Salvatore De Giovanni, Nicolas Palermo. Società Adriatica, Comitato di Macerata, dirigente Graziano Tramannoni, direttore tecnico Umberto Scadaglini, atleta capitano Maurizio Ascani. Poi abbiamo Franco San Paolo, Massimo Verdinelli, Gino Principi, Michele Direttore di questo incontro è Vincenzo Brignone, arbitro nazionale di Latina, e gli arbitri sono Eliseo Francese e Giovanni Alessandrini. Passiamo ora alla presentazione della quarta categoria, Società Jesina, Comitato di Ancona, dirigente Alfredo Carletti, direttore tecnico Italo Amici, atleta capitano Federico Canestrani e gli atleti Cristian Conti, Diego Conti, Franca Sanpaolesi, Cristiano Triccoli. Società Cerbara, Comitato di Perugia, dirigente Silvano Belardinelli,
direttore tecnico Paolo Di Gemma, atleta capitano Edoardo Edoardi, atleti Agostino Laurenzi, Marcello Scarzelli, Marcello Sgaravizzi, Marina Bambagiotti. Dirige questo incontro l'arbitro nazionale di Rieti Giampaolo Crescenzo. Gli arbitri sono Luigi Romano e Giuseppe Gatto. Prima categoria, Oriolo Vegliano, comitato di Viterbo, dirigente Alessandro Gatti, direttore tecnico Angelo Torzi, atleta capitano Leonardo Polidori. Poi abbiamo gli atleti Francesco Torzi, Achille Lerche, Roberto Fasulo, Gagliano De Angelis. Società Sant'Angelo Monteghillo, comitato di Perugia, dirigente Luca Ruggini, direttore tecnico Antonello Monacelli, atleta capitano Roberto Castrini e gli atleti Gioi Berta, Giuseppe Pilli, Michele Palazzetti, Luca Valetti. Dirige questo incontro l'arbitro internazionale di Roma Fabrizio Fortunato, coadiuvato dagli arbitri di partita Alessio Fiordaliso e Sergio Paolucci. Signori, adesso un attimo di attenzione perché vado a presentarvi il direttore di tutta questa manifestazione e l'arbitro nazionale di Frosinone, Sandro Palombo. Adesso ragazzi, prima di iniziare la finale potete scambiarvi il gagliardetto e dalla organizzazione lasciare il campo e dall'organizzazione un cordiale in bocca al lupo a tutti. Seguire la fase conclusiva della presentazione, non abbiamo volutamente interrotto nulla per far presentare tutti gli atleti che adesso scenderanno in campo per contendersi il titolo tricolore 2011-2012 per questo campionato italiano di società per categorie specialità Raffa. La finale che seguiremo noi perlomeno in partenza sui campi 5 e 6 qui dal Centro Tecnico Federale riguarderà la prima categoria Sant'Angelo Montegrillo, che si troverà con Oriolo Vegliano. Sant'Angelo Montegrillo comitato di Perugia, Oriolo Vegliano comitato di Viterbo. Il tutto, come sempre, sarà possibile grazie alle immagini e all'operato tecnico della troupe capitanata da Costantino Cestone, con gli operatori Claudio Panella e Valentina Quaranta. Ecco, adesso si cominciano i sorteggi, i vari commissari di campo, vedete adesso inquadrato qui Fabrizio Fortunati, arbitro internazionale del Comitato di Roma, stanno leggendo gli ultimi dettami regolamentari, qualche foto di rito. Potete vedere dalle immagini, quella è la formazione giovane di Città di Crotone. Si danno il 5, pronti a battagliare in questa ultima partita, la più importante, la finale. Iniziano adesso i tiri di prova. Terne prime individuali in campo.
per la Sant'Angelo Montegrillo. Seguiremo appunto sul campo numero 6 l'individuale tra Roberto Castrini, Francesco Torsi, mentre l'eterne per Sant'Angelo Montegrillo, Palazzetti Michele, Berta Gioi, Valecchi Luca. Oggi li abbiamo visti giocare molto bene sulla corsia numero 4. I loro avversari Polidori Leonardo, Fasulo Roberto e Vulderk Achille. Contemporaneamente si stanno svolgendo i tiri di prova anche sulle altre corsie. Cercheremo per quanto possibile di aggiornare anche le altre finali. Ricordiamo anche la direzione di gara, il coordinatore Sandro Palombo, il comitato di Frosinone, l'assistente coordinatore Renato Salvi, i vari commissari che si stanno alternando sulle corsie e che lo hanno fatto anche durante le fasi eliminatorie, ottavi e quarti di finale, ovvero Giuseppe Abbondanza, Vincenzo Brignone, Rosaria Capodici, Giuseppe Colangi, Gianfranco Copat, Gianpaolo Crescenzo, Fabrizio Fortunati, Giorgio Gabriele, Massimo Serafini e Andrea Zauli. Tante le rappresentative di tutte le regioni a inizio anno. Davvero numerosi gli atleti impegnati in questa manifestazione a squadre. Manifestazioni a squadre che stanno sempre avendo un'importanza maggiore anche dal punto di vista delle politiche federali. Le competizioni a squadra coinvolgono solitamente non solo i giocatori, i tesserati delle varie società, ma anche il pubblico, che partecipa sempre molto vivacemente, in maniera coinvolta per l'appunto, è numerosa. Non inquadrata abbiamo qui la tribuna, ecco, lo potete vedere adesso dallo sfondo, qualche striscione. Presenza più numerosa stamattina durante le fasi eliminatorie. Oriolo Vegliano, maglia bianco-celeste, Bocce in tinta, anche loro sono bianco-celesti, pantaloni scuri, maglia bianca con degli inserti arancioni e blu per la Sant'Angelo Montegrillo, con Bocce arancioni e blu. Si stanno terminando i tiri di prova, a breve inizieranno le ostilità. Vediamo se si cercherà di rispettare la contemporaneità su tutte le corsie o se partiranno comunque. Tutto è pronto, arbitri di partita che cominciano a portare il pallino sul tiro iniziale. Paolucci del comitato di Roma arbitrerà questa individuale, la prima delle due di questo incontro. E Torsi gioca la sua prima boccia. Non male la forza, resta un po' larga. 50, gli indica l'arbitro. Castrini. La sua si allarga ancora di più, è anche un po' lunga. Va a finire un po' troppo distante
secondo accosto per Castrini, sembra larga anche questa, è così ed è lunga, praticamente identica alla prima boccia giocata, non un buon inizio per lui. Terzo accosto, stessa posizione quasi da centrocampo, perfetto della pedana. Questa è indirizzata meglio, la forza sembra essere buona, toglie il punto. Chiamato alla bocciata Torsi. Si apre un po', cerca il pulito, un sopramano. Brutto errore però. Ci passa un po' distante. Altra bocciata per lui. Rumore che forse avete sentito nel frattempo era un pallino che usciva dalla corsia adiacente fuori dalla struttura. Colpisce bene Torsi. Ultima boccia per Castrini. Ma anche ultima in mano a Torsi, che ha mantenuto solamente il vantaggio di una. Anche questa appare ben indirizzata, la forza è giusta. Ottimo il secondo accosto di Castrini. Pallino che potrebbe partire, non tocca, quindi potrebbe anche uscire pulita la boccia. Ma l'arbitro indica la presumibile direzione del pallino. Colpisce, parte. Vediamo le bocce a tavola. Sicuramente una è di Torsi, quindi un punto l'ha fatto. Forse c'è da vedere il secondo. E invece stanno misurando il punto, ma infatti, anche se la nostra prospettiva era un po' schiacciata, sembrava evidente. È così. Primo punto. Questa finale. Campionato italiano di società per categorie. Siamo nella prima categoria. 1-0. Per Torsi. Atleta della Oriolo Vejano. E imposta subito il gioco corto. Leggermente decentrato sulla destra, angolo di destra per lui in accosto, lo taglia. Torsi è più un puntista in effetti come caratteristiche di gioco, stavolta però va un po' lungo. Castrini che attende la bocciata del suo compagno, non inquadrato Berta che sta tirando dall'altra parte, tra l'altro fallisce. E adesso si prepara all'accosto. Piede sinistro avanti per lui. Stile molto composto, equilibrato. Buono il suo accosto, toglie. Altre indicazioni dell'arbitro Paolucci per agevolare gli atleti in campo. Alla bocciata, tira il pallino, Torsi lo colpisce, non si stringe più di tanto alla tavola di fondo, ma comunque abbiamo visto quanto sia tutto sommato non semplice giocare ai 28 metri già generalmente, ma in particolare su questo tipologie di campi qui. Bisogno di molta sensibilità, trovare la direzione giusta. Giocata sinistra verso destra. Castrini. Toglie il punto subito. Mantiene il vantaggio della boccia. Risponde sempre in accosto Torsi, stessa strada, prova a imitare il suo tiro.
strada era quella, ma forza troppo scarsa, non toglie il punto. Alla bocciata allora Torsi, cerca il verso, lo ottiene, la colpisce molto bene, ne mette in terra tre, non vicini ma sono sempre tre punti. Sarà davvero importante la prima boccia che giocherà Castrini a questo punto. Conferma tre punti Paolucci, gli indica qual è quella di punto per sapere la distanza. Castrini che opta per accostare, ci pensa un po'. Più o meno la stessa strada di prima. Torsi osserva con molta attenzione la boccia che arriva. L'ha coperta anche un po'. Adesso il terzo è da vedere, potrebbero ancora essere tre. Gli chiede di verificarlo Castrini. Giocare l'ultima boccia con tre punti in terra fa effettivamente la sua bella differenza. ...2-0 intanto sul campo accanto per Sant'Angelo in questo primo set della terna. Ultima boccia per Castrini, va bene indirizzata, bisogna vedere dove fermerà la sua corsa. Arriva abbondante e infatti tocca la tavola. Torsi così che allunga, 4-0 per lui, 3 in questa tirata con due bocce ancora in mano per Castrini, che si è fidato di accostare laggiù con altre due bocce, avrebbe potuto forse tirare di volo quella corta, ma distanza ce n'era, era invitante accostare per un giocatore comunque del suo livello. Alla fine però ci ha rimesso, 3 punti, 4-0 per Torsi, che imposta di nuovo il gioco sulla corta distanza, sponda di sinistra, una prima boccia corta, un po' troppo sulla strada, ma un po' troppo corta. Può fare il punto laterale, lateralmente, eccolo qui. Era veramente troppo corta. Prende la stessa posizione anche Torsi, che però la punta di più verso la sua. Infatti gli va addosso. La tocca, vediamo se sarà stata sufficiente per togliere il punto, ma sembra di no. La tira adesso, tira la boccia del punto, la colpisce. Vediamo adesso Castrini cosa vorrà fare. Tre bocce ancora in mano, se accastare o provare a tirare una boccia curta. Dichiara il secondo punto, sottomanista Castrini. Colpisce, ma la sua salta dal campo, toglie soltanto un punto. Ancora il vantaggio di una boccia per lui. Ha semplicemente portato via quella più lontana. Alla fine decide di accostare.
Tanto bella volata sul campo accanto. Ma l'arbitro rimette a posto. C'era stata una bocciata di Castrini è stata era bassa, quindi battuto prima della terza riga. Avevamo avuto anche noi quell'impressione, ma non si era mosso nessuno. Credevamo fosse valida, seppure per poco, e invece. Ricostruisce il gioco, lo fanno notare sportivamente sia Castrini che l'altro giocatore in campo, Torsi. Ricostruito il gioco, va in accosto, toglie il punto, boccia che va oltre il pallino, alla bocciata, colpisce, sua che salta di nuovo nell'altro campo, ma efficacemente rimette i due punti in terra. Si deve guadagnare il suo primo punto l'atleta della Sant'Angelo Montegrillo. Ma è ottimo anche questo suo accosto, primo punto per lui, 1-4 questo primo set. Vediamo dove imposterà il gioco Castrini. Differenza del suo avversario. Allunga il tiro. Lo porta sui 21. 22 metri. Leggermente decentrato sulla destra. Suo primo accosto, taglia tutto il campo, la forza non è precisa, resta anche un po' laterale. Più o meno lo stesso tiro per Torsi. Lui invece va oltre il pallino, ma toglie il punto. Vediamo Castrini, gioca ancora in accosto. Stessa posizione della precedente boccia giocata. Una volta la forza un po' più verso l'interno della sponda di destra, la boccia si riprende ma è corta, ben giocata come direzione ma non fa il punto. Vediamo se adesso proverà a tirarla, magari di volo, invece no, continua nell'accosto. Boccia importante questa per il tiro che stanno effettuando, perché pallino ancora scoperto. Tocca una delle sue, la fa avanzare un po', vediamo se è abbastanza per togliere il punto oppure no. Arbitro che, di partita, che non si fida di pronunciarsi senza aver misurato prima. Resta il punto e adesso o dovrà metterla giù, coprire i fondi. Intanto chiama il tempo Castrini. Delicata questa boccia. 4-1 il punteggio per il suo avversario. A questo punto o decide di coprire i fondi con l'ultima boccia, altrimenti c'è il pallino che potrebbe dare i 3, addirittura 4 punti, chiudere il set in favore del giocatore del comitato di Viterbo, Monacelli, il tecnico. Sembra avergli suggerito di giocare l'ultima boccia a coprire l'asse di fondo.
E così si sposta anche l'arbitro. La mette giù, come si dice in gergo. Cerca di togliere la possibilità facile, tra virgolette, al suo avversario di fare partita. E stavolta è il turno di Torsi, chiamare il time out. Entra il tecnico. Conciliabolo, fai due. Allenatore, anche lui, Torsi, dovrebbe essere il padre, se non andiamo errati. Angelo Torsi, vediamo cosa decideranno di fare. Riconquista l'uscita dal campo, dalla corsia, Angelo Torsi. Continua a fare cenni di assenso al suo atleta. Ci prova. Prova comunque a fare partita, a chiudere il set. Tira sul pallino, ma colpisce quella corta, le muove praticamente tutte. Vediamo cosa deciderà di fare Castrini. Punto sarebbe venduto, ma troppe bocce in mano al suo avversario. Possibilità di fare punti comodi che Castrini non vuole dare. Fa ricostruire. 2-2 intanto il primo set della terna sul campo accanto. Si snodano anche le altre finali in tutte le corsie, 8 nel centro tecnico federale. Gioca in accosto Torsi a questo punto, ma non entra, sempre uno in terra, 5, il punto del virtuale 5-1, un'altra boccia ancora in mano. Addirittura l'ha toccata tanto da far ricontrollare il punto all'arbitro di partita. Punto resta ancora di Torsi, ma adesso ci vuole davvero un niente per venderlo. Ci prova comunque, prova a inserire il secondo punto. Torsi la gioca più aperta, passa in mezzo ai due, bella boccia giocata questa, 6-1 per lui, importante questa boccia che lo avvicina, soli due punti, la vittoria del primo set. Dato anche Palazzetti dall'altra corsia per incitare Castrini, giocatore che in realtà fra i quattro adesso in campo è il più navigato, quello con più esperienza. Tira il pallino, ma troppo vicino alla sponda laterale, rimane attaccato, cambio del pallino, viene giocato dal suo avversario che lo porta lontano, centro del campo. In realtà siamo ancora prima della riga dei 19, semplicemente centrale. Sembrava inizialmente l'avesse spinto di più. In accosto Torsi. Brutta boccia, troppo corta. Da sinistra verso destra il primo accosto di Castrini,
toglie il punto. Un po' corta anche la sua, migliore di quella del suo avversario, ma neanche di troppo. Alta brutta boccia di Torsi e va addosso la sua, ma non toglie il punto. Tira adesso la boccia del punto, cerca di limitare i danni. Suo il vantaggio in questo set 6-1, sufficiente per fargli adottare una strategia attendistica, perlomeno in questa fase di gioco. Non gioca bene neanche il secondo accosto Castrini, resta laterale, punto che comunque viene fatto dal giocatore della Sant'Angelo Montegrillo. L'ultima in accosto dopo aver coperto i fondi con la bocciata precedente di Torsi. Questa è giocata bene davanti al pallino, toglie il punto, chiamato la bocciata Castrini, soffia sulla boccia per far aderire al palmo della mano l'attrezzo, sotto mano colpisce. Punto del 2-6 già in terra, un'altra boccia in mano, 5-2 intanto nel primo set della terna per la Sant'Angelo Montegrillo. Li realizza agevolmente, due punti, accorcia ancora 3-6. Finito intanto il primo set della prima individuale nella finale della terza categoria, Spello 8, Gatto Azzurro 1. Lungo la sponda di sinistra, gioco impostato sui 19 metri di Castrini, prima boccia lunga, andata troppo oltre. Torsi gioca sfruttando sempre quella parte di campo, resta laterale, leggermente lunga anche la sua, ma fa il punto. Seconda boccia in accosto per Castrini, questa sembra migliore, è così, fa bersaglio, tocca il pallino. Chiamato la bocciata dall'angolo di destra, la tira male, Torsi, colpisce quella dietro. Vantaggio di ricostruire, pezzi che vengono rimessi al loro posto. Ancora la bocciata, cambia completamente posizione, si mette dall'angolo opposto, praticamente quasi dritto per dritto, colpisce, parte il pallino. Pallino che va verso l'angolo di sinistra, punto in terra di Castrini, secondo che non dovrebbe esserci. Ultima in accosto per Torsi.
resta larga, bisogna vedere se si fermerà in prossimità della sponda, gli va abbastanza vicino, ma fa il punto. E adesso Castrini comincia a chiedere delle informazioni all'arbitro, quanto stacca dalla tavola di fondo la boccia, vedere se possono girare, se possono passare. È ancora un po' indeciso, tira la sua corta, il quarto punto. Si angola, la colpisce piena, la manda praticamente dritta, scende anche la sua, ne mette due in terra, bocciata eseguita piuttosto bene. Se l'avesse smezzata, le due bocce sarebbero con ogni probabilità andate a finire sull'angolo opposto. Ne mette invece due in terra. Gioca l'ultima lungo la sponda laterale di sinistra, in sicurezza. Forse è quella giusta. 3, pareggia il conto. 6 pari. In questo primo set della prima individuale, finale della prima categoria. Si mette sotto la sponda di sinistra, sempre sui 19 metri, pallino regolare, deve distare più di 13 centimetri dall'asse laterale per non essere ritirato dall'avversario. Buono il primo accosto di Castrini, copre il pallino. 45 gli indica l'arbitro la distanza dallo stesso. Boccia, la colpisce. Bocce che vanno lentamente verso l'asse di gomma. Punto che resta a Castrini. Costo Torsi, ben giocata anche questa, un po' più corta. C'è parecchia distanza, 80. Induce all'accosto Castrini, che taglia stavolta il campo, la indirizza, boccia che prende una piega pericolosa, tocca la sponda laterale. Brutto errore per lui, la puntata troppo verso l'interno e poi la pendenza del campo ha fatto il resto. Sbuffa Castrini. Prova a concentrarsi di nuovo. La gioca stavolta più aperta, non rischia. Toglie il punto. Davvero un brutto errore per lui. Alla bocciata Torsi, colpisce, pallino che torna leggermente indietro, ma fa il punto, forse ne mette addirittura due in terra, e infatti è così, lo conferma anche l'arbitro. Momento di stasi della partita. Castrini che decide alla fine di accostare.
proverà a giocarla in direzione di quella dell'avversario, metterla sotto rimpallo. Moccia che entra, riesce zigzagando sotto la sponda, la oltrepassa. Sei pari il punteggio, è importante sapere se il punto è stato fatto o meno. Il punto è preso. Prova a tirarla Torsi, si angola tutto, ci ripensa. Alla fine torna su quell'angolo. Dichiara la boccia del punto. Potrebbe essere una bocciata decisiva per questo set. La tira molto bene, la fa pulita. Vediamo se alle tavole le bocce si fermeranno. È così. Vince il primo set. 8-6. Uno a zero. 8-6, vince il primo set della prima individuale nel corso della finale per il titolo tricolore 2011-2012, campionato italiano di società prima categoria. Ma si riparte subito, pallino acchittato, posizione centrale a costo stavolta di Castrini. Ottima la sua prima boccia. Avanti al pallino, tanto entra una boccia dal campo accanto dove il tiratore dell'Oriolo Veiano ha colpito una boccia facendo saltare la sua dal campo. Alla boccia da Torsi, ancora un sopramano il suo, colpisce la boccia. Con ogni probabilità sembra aver fatto il punto. Paolucci chiede l'intervento, l'arbitro di partita chiede l'intervento del commissario di campo. Fortunati, arbitro internazionale del Comitato di Roma, che prende l'apposito strumento per misurare le lunghe distanze. Vediamo intanto se ci sono aggiornamenti dalle altre categorie. Aggiornamenti che stiamo seguendo online sul sito federale federbocce.it, punto che intanto era di Torsi come avevamo preannunciato dalla nostra postazione. D'accosto di Castrini, buono anche questo, ancora chiamato alla bocciata Torsi. Stavolta sbaglia, pallino che va a finire vicino a quella di Castrini che ci pensa un attimo. Vantaggio per lui di una boccia, fa ricostruire. Nonostante il vantaggio non ha voluto mantenere così il gioco, secondo noi giustamente, qui ha più possibilità di realizzare punti rispetto alla tavola di fondo. In accosto la terza
boccia di Torsi. Ben giocata, va oltre il pallino ma fa il punto. Adesso tocca a Castrini bocciare. Dà il via adesso l'arbitro di partita. Continua a soffiare per far aderire bene la boccia, sotto mano ancora. Colpisce metà, riprende il punto, un po' di rimpalli. L'asse di fondo, boccia che potrebbe essere stavolta rientrata quella di Castrini. Chiede l'arbitro se vuole la misurazione all'atleta della Oriolo, a cui adesso però non interessa sapere l'eventuale secondo punto. Ultima boccia in accosto per lui. Primo tiro del secondo set, 6-2 invece il punteggio, campo numero 5, quello attaccato, Sant'Angelo 6, Oriolo 2 nella terna. Bella boccia giocata, impalla un po' il pallino, non una bocciata semplice, c'è la sua davanti per Castrini, che comunque dovrà tirarla. Consueto soffio e far attaccare al palmo della mano la boccia. Ecco il suo lancio, la colpisce molto bene, pulita. Bella bocciata questa di Castrini. Un solo punto per lui, rientra quella del suo avversario. 1-0, l'inizio di questo secondo set della prima individuale. Castrini che vediamo se continuerà ad impostare il gioco, allunga decisamente il tiro, lo porta quasi ai 21 metri, leggermente sulla sinistra rispetto all'ipotetica linea centrale del campo. Da destra verso sinistra il suo accosto. Ben giocato, davvero un buon punto, una buona prima boccia. Ha la bocciata ancora Torsi, impegnato, è un sottomano stavolta, parte più deciso, la colpisce molto bene, resta sul gioco. Bel colpo, l'ha sfoderato all'improvviso Torsi, sinora sempre sopra mano. Adesso un bel sottomano centrato. Altro ottimo accosto, un po' lungo, tocca il pallino, poi si ferma, tutto regolare. Misurazione del bersaglio eventuale, due pezzi, può colpire sia boccia che il pallino. Vediamo se ancora un sottomano per Torsi. Stavolta la lascia molto più bassa di prima, l'abbiamo vista. Gli esce una frazione di secondo prima del dovuto. Sbaglia. Chiamato di nuovo alla bocciata, anche perché deve coprire la tavola di fondo. Brutto liscio questo. Passa esterno, addirittura a destra del pallino. Tiro questo che è abbastanza compromesso in questo momento. La tiro nuovamente, cerca di perdere meno punti possibili, anzi cerca proprio il pallino, colpisce invece la boccia, era un sottomano per cercare di annullare il tiro. Vediamo adesso se ne farà fare due facili a Castrini o se Castrini preferirà tentare con una il gioco del pallino. Ma Castrini preferisce cercare di conquistarsi i suoi due punti senza particolari apprensioni.
distanza dal punto di Torsi è veramente notevole. Non dovrebbe avere problemi l'atleta perugino a realizzarne due. Gioca la seconda con estrema calma. Vediamo, la distanza è notevole. Due punti. Si porta sul 3-0 in questo secondo set della prima individuale. Sei a 5, intanto accorcia le distanze la terna del comitato di Viterbo. Sul campo accanto ancora il primo set, due volte il tiro nullo. Quasi 21 metri, sempre un po' sulla destra per Castrini, gioca una prima boccia parecchio corta. Troppo lo spazio lasciato stavolta al suo avversario, che gioca sul sicuro, la indirizza verso la sponda. Si preoccupa un po' quando la vede andare vertiginosamente verso la stessa. Boccia che poi si riapre, ma rientra ancora. Fa il punto. Ma resta molto laterale. Gli prova l'accosto. Tre quarti della pedana da sinistra verso destra. Boccia era ben indirizzata, ma incontra prima la sua. Vediamo se ha fatto percorrere la strada sufficiente a togliere il punto a quella che ha incontrato. Forse sì. Per non avere dubbi, arbitro Paolucci misura. Ha preso il punto. Boccia accanto a quella precedentemente giocata, ovviamente verso il pallino, gli farebbe riacquisire nuovamente il punto, ma poi cambia strada, la tira molto sopra Torsi. Boccia che se ne va verso l'esterno, è anche un po' lunga, non fa il punto. Ha rischiato di toccare una di quelle corte. Si avvicina di più alla sponda laterale. Prova di imbarcarla, tirarla verso la sponda per farla riuscire. Boccia che però rimane sostanzialmente sotto l'asse. Adesso si apre un po', si appoggia, fa il punto. Così come anche da indicazioni precedenti dell'arbitro. Boccia che toccano, non si fida, un nuovo accosto, le tira. Castrini, bersaglio. Le colpisce, le porta via, prende il punto. Si verifica addirittura il secondo. Misurazione che va un po' alle lunghe, sempre più preciso, sono due punti, lo dice adesso l'arbitro. Tira il pallino, lo dichiara in questo momento. Non gioca sull'errore dell'avversario. Torsi.
Passa però alla destra dello stesso, non colpisce, 2 in terra, 5-0 virtualmente in questo momento per Castrini. Possibilità di allungare ulteriormente. Forse rimane troppo sotto, si riapre leggermente, la segue anche lui, sembra di sì. Intanto la terza categoria, Spello 2-0 contro la formazione Gatto Azzurro. 2-7-0. Spello del comitato di Perugia, Gatto Azzurro, terza categoria del comitato di Reggio Emilia. Sempre sopra i 21 metri, posizionamento del pallino per Castrini, prima boccia in direzione del pallino, ma corta un po' troppo. All'accosto Torsi. Va in boccia. Sembra aver perso le redini in questo secondo set. Poi il bandolo della matassa. Castrini che pare aver preso fino a questo punto il sopravvento. Prova subito a cambiare qualcosa, tira il pallino, lo colpisce. Pallino che va all'asse di fondo, non troppo distante dalla sua boccia. Vince anche il suo primo set la Jesina, quarta categoria, contro Cerbara, la prima individuale. L'accosto di Castrini resta corto. Non fa il punto. Prova a chiedere se la coppia corta, il bersaglio corto. Fosse raffabile o meno, è da tirare comunque di volo. Gioca quindi ancora in accosto. Toglie il punto, resta scoperto ma toglie comunque il punto. Alla bocciata Torsi, boccia del punto, la colpisce piena, abbatte sulla gomma, torna visibilmente indietro. Uno sicuramente in terra, forse due, sembra più uno, ma vediamo adesso come si pronuncerà l'arbitro. Ora la misurazione. Tanto vince anche il suo primo set, due punti, dichiara adesso l'arbitro. Vince il suo primo set, dicevamo, per la seconda categoria. I ragazzi Città di Crotone, in particolare l'individualista. 8-6.
tira la boccia del punto, colpisce, vediamo se è riuscita a farla uscire Castrini, si dispera un po', pensava di aver ottenuto il risultato, ha comunque fatto il punto, non è una brutta notizia a questo punto della partita. Di nuovo la bocciata, Torsi, arbitro che controlla con rigore la sponda laterale, bocciata che è regolare, però parte anche il pallino, fa comunque il punto. Rientra in partita Torsi, uno per lui, sei per il suo avversario. Imposta il tiro corto, era presumibile, centro del campo, lo tira subito, gioco molto d'attacco per Torsi che però fallisce, la prima bocciata al pallino, lo ritira. Prova a mettere in difficoltà con una tattica più aggressiva, stavolta lo colpisce bene, lo centra, la sua boccia rimane abbastanza vicina, pallino al centro del campo. Terna di Crotone intanto, seconda categoria, si conquista anche il suo primo set nella terna, 8-6 per loro, 8-6 anche il primo individuale, 2-7-0 questa finale della seconda categoria. Non fa il punto Castrini, ma ne mette intanto una in gioco. Adesso la boccia. Sette a cinque intanto sul campo accanto per Sant'Angelo, che si porta un punto dal primo set della terna. Alla bocciata Castrini intanto, colpisce bene, si muove però anche il pallino, boccia del suo avversario che si rialza. Da verificare se ha sufficienza per fare almeno il punto. Misurazione che deve proseguire, non è stata sufficiente quella iniziale sommaria, adesso bisogna andare più sul dettaglio, sulla precisione, e il punto lo vedete, punto è di Castrini, forse due. Chiede la distanza del pallino dalla tavola di fondo Torsi per avere dei riferimenti in accosto. Sua boccia si apre, la forza sembra quella giusta, toglie in mezzo. Ancora la bocciata. Castrini, vantaggio di una boccia, non ha intenzione di provare ad accostare, colpisce, ma la centra, boccia che va verso l'angolo, tocca la sponda di fondo, poi la laterale, forse sono addirittura due punti al suo avversario, altra misurazione, ne ha rimpallata una delle sue.
Ancora Paolucci chiamato a una misurazione di precisione. Sono due punti. Brutto tiro per Castrini, che ha colpito non in maniera impeccabile la boccia, ma un ulteriore rimpallo l'ha penalizzato maggiormente. Vediamo cosa deciderà di fare. Alla fine gioca in accosto, prova a tamponare. Si apre un po', un metro a sinistra dalla sponda, la tira dentro. Boccia che però si riapre, passa verso l'esterno. Toglie il secondo punto, non il primo, ma è già qualcosa. Vediamo Torsi adesso cosa vorrà fare. Aspetta intanto la giocata sul campo accanto. Si conclude il primo set della terna, intanto a favore della Sant'Angelo. 8-5. Ne fa solo uno. Torsi si porta sul 2-6, rosicchia un altro punto al suo avversario. Riparte il secondo set intanto della terna, campo accanto. Di nuovo pallino corto e di nuovo pallino tirato in prima. Liscio, fallito il primo tentativo esattamente come nella mano precedente, costretto a ritirarlo. Guarda con apprezzione anche dietro la vetrata l'allenatore dell'Auriolo. Pallino spizzato, non arriva fino in fondo, ma un po' giù comunque ci va. Fa giocare la sua prima boccia a Castrini. Si prende subito il tiro sotto la sponda di sinistra. Gioca un po' corta. Altra misurazione. Sembra voler indicare il punto all'arbitro di partita, ma poi ci ripensa, si china nuovamente. Stavolta lo indica. È ancora del giocatore di Auriolo, Vegliano. Secondo accosto. Per Castrini. Oltrepassa stavolta il pallino. Ma fa il punto. In accosto anche Torsi, la punta molto, rischia di andare in boccia quella corta del suo avversario, è così, la prende piena e ne mette due in terra. Brutta giocata questa, gli ha fatto
fondamentalmente recuperare la boccia, l'arbitro che misura nuovamente, ma la differenza è troppa, sono due punti. Ultima boccia per Torsi, che chiede di venire a vedere il gioco più che altro per guadagnare un po' di tempo e riprendere se possibile la concentrazione. Sa di aver fatto un errore grave. Ricordiamo il punteggio 6-2, gli 8 punti sono già in terra, l'ultima boccia per lui, ancora due bocce Castrini. Situazione davvero, davvero delicata, compromessa. Alla fine sembrerebbe intenzionato a tirare qualcosa, cerchiamo di capire cosa, forse la sua corta. E infatti è così, tira la sua corta cercando forse qualche rimpallo, la tira molto lentamente. Non colpisce, facendo aggiudicare di fatto il secondo set della prima individuale con il punteggio di 8-2 a Castrini. Uno a uno finisce in parità, conto dei set nell'individuale. Prima individuale di questa finale della prima categoria. Nell'attesa di riposizionarci sul campo numero 5, dove si sta svolgendo invece il secondo set della terna. Terna il primo vinto dalla formazione di Sant'Angelo. Punteggio che vedete in questo momento fa riferimento al primo set, questo è il primo tiro del secondo set. Tanto per la terza categoria, Spello 3-7-0, il quarto si sta ancora disputando contro la formazione Gatto Azzurro. Costo Berta, bocciatore della formazione di Sant'Angelo, spinge anche dalla linea dei 9 metri con le gambe, ma la sua boccia è visibilmente corta. I punti in terra sono già per la sua squadra. Bisogna soltanto vedere quanti ne realizzerà a fine tiro. Ecco che adesso l'arbitro di partita aggiorna 3-0. Inizio che poteva addirittura essere peggiore per la formazione Viterbese.
Berta, bocciatore della squadra avversaria, non ha messo nessuna delle due. Campi comunque non semplici anche in accosto, per cui nulla da rimproverare al tiratore di Perugia. Valecchi in accosto, siamo intorno ai 20 metri, buona prima boccia la sua, chiamato alla bocciata a Fasulo, colpito l'ultimo pallino da lui per la qualificazione alla finale, colpisce la boccia, sotto mano il suo. Punto che resta alla formazione di Perugia. Volderk all'accosto. Non male anche questa sua accosto. Resta laterale ma è abbastanza vicino. Pensano di tirarlo i tre atleti della Sant'Angelo. Berta si prepara. Posizione dritta per lui. Sopra mano teso. Colpisce la boccia che però va sull'angolo. Risale prepotentemente quasi ai 4 metri. Punto che resta alla formazione di Oriolo. Valecchi si ferma un attimo prima di tirare questa boccia. Fa i suoi consueti quattro passetti prima di rilasciare in accosto. Bella boccia anche questa. Ottimo accosto del giovane Valecchi. Alla bocciata chiamato ancora Fasulo. Ne prende una buona metà. Pallino parte, rimpalli, boccia di Valecchi che va di nuovo verso il pallino. Rimpallo favorevole alla formazione di Perugia. Due a uno, il conto totale dei set sino a questo punto, prima dell'intervallo, a favore della formazione di Perugia. Polidori alla bocciata, tira quella corta per cercare di portare due bocce nella zona del pallino ma fallisce. Parlottano i tre. Se tirare ancora o no quella corta, alla fine decidono per questa opzione. La tirano, di nuovo la bocciata Polidori. Stavolta colpisce. Boccia che va vicino al pallino, toglie il punto. Un'altra si rialza ma quella tirata da Polidori va verso quella del punto, la sposta. Mette il punto in terra. Bersaglio triplo. Per Berta che dichiara in questo momento colpisce pallino. Pallino che torna su, non un'ottima bocciata la sua, ma qualche risultato l'ha ottenuto. Pallino risale quasi sulla riga dei 4 metri. Ancora punto in terra della formazione di Oriolo, ma
ben più distante. Palazzetti in accosto non dovrebbe avere problemi a farlo, invece gioca una boccia probabilmente da controllare, gli resta molto corta, non una buona boccia giocata da lui. Ne ha un'altra, una ancora anche in mano al suo antagonista, il puntista Vulderk della Oriolo. Non fa il punto, brutto errore questo. A riconquistare il vantaggio della boccia il suo avversario, passa esterno anche con questa, toglie il punto. C'è ancora però parecchio spazio anche sotto la sponda laterale di destra, il punto sarebbe conquistato. È così che la tira in sicurezza il puntista della formazione di Oriolo, toglie molto bene. 1-3. Accorciano il vantaggio i giocatori del comitato di Viterbo. Vediamo che strategia intenderanno adottare. Scelgono la sponda di destra. La distanza è in mezzo alle due righe. Siamo sui 16 metri. Bello anche il primo accosto del puntista di Oriolo a bersaglio, pallino non si vede. Spello intanto all'intervallo, vantaggio di 2-0 come punteggio, 4-7-0 nella finale per la terza categoria contro la rappresentativa della Gatto Azzurro. Mette una seria ipoteca sul risultato. Spello, che a questo punto, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe pareggiare e andare ai pallini, ma basterebbe un solo set per fargli vincere il titolo 2011-2012. Quarta categoria. Anche qui 1-0 il punteggio della Jesina in favore della Jesina contro la Cerbara. Vinti i due set della prima individuale, pareggiati quelli, no scusate, quelli a terna sono ancora in corso, soltanto uno vinto dalla Jesina, quindi 3-0 come computo dei set. È in corso il secondo set della terna. Due punti in terra, la tavola di fondo per la formazione di Sant'Angelo. Errore alla bocciata di Fasulo, tirava il terzo punto per cercare di andare a finire sul pallino. Bocciata che viene adesso ripetuta da Fasulo. È un altro errore, due lisci per lui consecutivi, seppure a 28 metri non sono mai una bella notizia. Quarta boccia da giocare, restano un po' interdetti. Polidori e Vulderk. Alla fine decidono di tirare ancora quella, ancora il terzo punto. L'intenzione è sempre quella di andare a finire sul pallino. Colpisce,
Polidori, quella colpita risale tantissimo, la seconda si schiaccia, batte sulla sponda di destra, rientra verso il gioco, toglie sicuramente il secondo, ma il punto resta alla formazione di Perugia. Adesso cercano di tamponare con le ultime due bocce rimaste e chiudere il gioco. Boccia di Wulder che va verso sinistra. Resta esterna e anche un po' corta. È il quarto punto quello. Ultima boccia in mano a Polidori. Vediamo se boccerà, proverà in accosto. Alla fine è un accosto il suo, l'angolo di destra, taglia il campo, rilascio il suo secco, la impunta quasi sul terreno di gioco, è ben indirizzata, la forza sembra essere quella giusta, boccia che si sposta un po' sulla destra ma dovrebbe averlo fatto. Chiama il time out la formazione di Perugia, Monacelli entra dentro, il tecnico. Cominciano a parlottare per capire quale pezzo tirare, se il quarto loro corto o sulle bocce dell'avversario. Uscito il tecnico, tirano al quarto punto la loro, la bocciata Palazzetti, colpisce ma non muove nulla, bocce si aprono, risalgono. Ancora la bocciata Palazzetti. Stavolta tira la corta dall'avversaria. Si muovono però tra le bocce anche le sue, quella della sua squadra. Stavolta sono tre in punta, i punti a terra. Tiro che si è capovolto. Due bocce ancora per Valecchi. Segue con apprensione il giovane puntista. È andata molto bene. Ma va a tavola, tocca l'asse di gomma. Di poco, boccia ben giocata, ma urta la tavola di fondo. Sempre tre punti in terra. Stavolta resta più esterna la boccia di Valecchi, è corta, cercato di correggersi ma è esagerato, vediamo quanti ne ha lasciati.
siamo riusciti a capire quanti ne ha indicati l'arbitro. Vediamo adesso l'aggiornamento del punteggio. Erano due punti, tre pari. Pallino giocato corto, Burder che con il suo primo accosto. È ottimo, davanti al pallino, a bersaglio. Una bocciata aperta, colpisce, si muove il pallino, due bocce vanno giù, si incrociano. Quella di Berta si ferma più vicina, fa il punto. Alla bocciata adesso Polidori, non tira Fasulo, colpisce molto bene. Non sappiamo come mai questa inversione improvvisa di ruoli, se per la maggiore sicurezza da parte di Polidori di colpire ai 28 metri o per qualche altro motivo. Sta di fatto che colpisce molto bene, ne mette due in terra, uno stretto. Conciliabolo fra Palazzetti, il mediano, e l'arbitro di partita. Anche lui boccia, non boccia Berta, tira sotto la sponda, un'alzatina, tira il secondo, colpisce, ne porta via uno. Punto che resta, quello più vicino. La bocciata sotto la sponda, che evidentemente conosce meglio come pendenze del campo, l'ha eseguita Palazzetti. Torna invece la bocciata adesso Berta sul bersaglio. Bocciata più tesa la sua, ma sbaglia. È stato un movimento di bocce, vantaggio che voleva essere preso da forse o comunque valutato dalla formazione di Oriolo. Comunque viene ricostruito il gioco, colpisce sui due pezzi, pallino torna indietro. Fa il punto. Nuova la bocciata adesso Polidori, una volta non colpisce. Tornerà alla bocciata adesso Fasulo. Si angola un po' di più verso sinistra Fasulo. Questa boccia perde velocità mano a mano che giunge sino ai 28 metri. Un po' di effetto verso sinistra, liscia. Ancora la bocciata Fasulo. Sbaglia ancora di più, ancora più vistosamente, pallino che va verso l'angolo di destra, anche lì c'è una boccia dei suoi avversari.
Vediamo se prenderanno il vantaggio, lo stanno valutando, se ricostruiranno il gioco. Nel frattempo verifichiamo sempre sul sito federale eventuali aggiornamenti. Dispello conduceva 2-0, 4-7-0 sulla Gatto Azzurra, avevamo già detto. Ok, nel costo l'ultima boccia, Volderk. Brutta boccia, corta, sbagliata veramente in maniera evidente. All'intervallo anche la quarta categoria, 3-7-1 della Jesina sulla squadra di Cerbara, un solo set vinto nella terna per la formazione umbra. Tutti e due quelli ad appannaggio della Jesina nella prima individuale. Cerca di mettere un altro punto, non ci riesce, non ne approfitta, due bocce. Uno soltanto, però ce ne aveva ancora due, Valecchi. Intanto per la seconda categoria, perfetta parità fra l'Adriatica e la città di Crotone. 1-1 in ogni specialità, sia nella terna che nella prima individuale. ...4-3 intanto il punteggio in favore della Sant'Angelo, questa seconda terna, la prima vinta dalla Sant'Angelo per 8-5... pallino lungo, giocato lungo dalla formazione di Perugia, centro del campo, una boccia laterale, era buona di forza. Si apre però un po'. In accosto. Volder che indirizza bene il la sua boccia, ma è corta, non fa il punto. La bocciata adesso Fasulo. Errore. Colpisce la sua. Diversi gli errori consecutivi a questo punto di Fasulo. Vantaggio che viene accolto per la ricostruzione da parte della terna. Le bocce arancioni e blu, ancora la bocciata per Fasulo, stavolta colpisce la boccia. La sua rientra, sono due punti. In accosto. Valecchi. Quasi dall'angolo di destra. Faccia buona di forza, resta laterale, ma fa il punto.
Fasulo che sembra non essere così convinto, chiede una misurazione. Il punto però era preso. Vulderk all'accosto. Migliore questa sua seconda boccia. Toglie il punto. Fa bersaglio. Una bocciata aperta. Colpisce, muove tutto, pallino anche la sua, bocce che vanno giù, rimpallo fortunato per la formazione di Perugia, dovrebbero essere tre in terra con sole due bocce in mano ancora a Polidori, che mentre l'arbitro misura va a vedere il gioco con estrema lentezza. Momento delicato di questa partita, tre punti in terra, due bocce in mano. Forse sono soltanto due, non riusciamo a capire da qui, l'arbitro ha misurato ma... Polidori che in ogni caso tira la boccia più corta in campo per cercare di portarle sul gioco. Colpisce, una delle due va lì, muove una dell'avversario, della squadra avversaria, vediamo un po'. Fase un po' lenta di questa partita, del resto ogni punto in questa finale degli 8 set è importante per aggiudicarsi il risultato finale. È un solo punto, ne ha levato quindi almeno un altro Polidori. Viene chiamato il tempo, time out. Entra in campo l'allenatore Torsi. Mentre si avvicina sempre lentamente Polidori. Si riuniscono invece i tre perugini dalla parte opposta. Quattro a tre. Tre bocce ancora in mano alla giovane formazione di Sant'Angelo Montegrillo. Una soltanto quella disposizione ancora nella formazione di Viterbo. Torna indietro Polidori, esce l'allenatore, vediamo cosa avranno deciso di fare, se tirare ancora qualcosa una delle due laterali probabilmente, o a sinistra o a destra, vediamo.
alla bocciata Polidori, che invece sceglie un'altra delle bocce, tira quella centrale, non la colpisce, si danna un po' prendendosela con il campo, viene ricostruito. Stavolta il turno del giocatore della formazione perugina di andare a vedere il gioco. Palazzetti si avvicina, parla con Luca Valecchi, vediamo se proverà a fare un'alzata leggera, una bocciata lenta, cercare di spostare il pallino, qualora andasse lentamente, non di molto, verso il centro del campo potrebbero essere tanti punti, addirittura la partita. Ci prova, bocciata lentissima la sua, boccia che entra verso la tavola, si riapre, esce di molto, non colpisce, ma la possibilità di ritentare il tiro, vediamo se riuscirà a correggerla. Entra molto la boccia per poi uscire prepotentemente verso il centro. Si apre un po' di più stavolta, sempre una bocciata lenta la sua, la tira più dentro, arbitro che segue, ci passa ancora più vicino ma non la tocca. E adesso vediamo, in teoria potrebbe addirittura riprovarla anche Berta. Viene invitato dal suo compagno, da Palazzetti, ripetere. In effetti grossi rischi non sembrerebbero esserci, se tira piano ovviamente. Discorso diverso se dovesse forzare la bocciata, potrebbe far alzare il pallino, ma se la tirasse molto lenta come ha già fatto il suo compagno, grossi rischi non potrebbero essercene. Alla fine però decide di accostare. Non vuole rischiare nulla. Un solo punto aumenta il vantaggio, seppure di poco. Rientrano in campo anche sulle altre corsie, le altre finali, 5-3 intanto il punteggio, il secondo set della terna. Un momento di stagnazione nell'incontro, vediamo mancare dalla corsia uno dei tre esponenti dell'Oriolo, evidentemente ha chiesto il permesso all'arbitro di partita di assentarsi per andare in bagno. I restanti giocatori aspettano quindi per riprendere il gioco. Sono rientrati in campo intanto anche i finalisti della seconda categoria, lo avevano fatto già in precedenza anche quelli della quarta. Quelli della terza, anzi la quarta categoria ancora deve rientrare sulle corsie 7-8, non li vediamo ancora in campo. E finalmente
si può riprendere. Rientra Polidori, rimposta il pallino Valecchi. Pallino che gioca oltre i 21 metri. Il puntista, giovane puntista della terna della Sant'Angelo. Ha posto il suo un filo troppo corto in direzione del pallino. Bulderk prova a rispondere scegliendo l'altra porzione di campo, ma la gioca veramente male, corta, rimane sotto la sponda. Tira un po' meglio questa, ma è sempre corta, non fa il punto. Brutto doppio errore per lui. E Fasulo stavolta all'accosto, si è cambiato nuovamente con il suo compagno di squadra Polidori. Gioca da mediano adesso lui, mentre vediamo che probabilmente il primo tricolore sembra indirizzarsi, il primo tricolore di questa stagione sembra indirizzarsi verso il paese di Spello. 7-0 nel set, primo set della seconda individuale per il giocatore di Perugia. Tanto non toglie ancora Fasulo. La quarta categoria non è ancora rientrata in campo. Mentre la prima sta ancora giocando il secondo set della terna. Alla bocciata Fasulo cerca di salvare il tiro, colpisce il pallino, pallino che fa in tempo a toccare la sponda laterale, batte poi sulla gomma, si riavvicina al centro del campo. Berta tira la corta sua centrale, ma sbaglia. Ancora due bocce di vantaggio per la formazione umbra. Tira sempre quella, la centra, colpisce addirittura direttamente quella della formazione avversaria, la spazza via, ne mette due in terra. Un'altra giocata un pizzico fortunosa per la formazione umbra, che d'altro canto sinora è stato meno fallosa della sua avversaria. Tira la boccia corta, ne smuove altre due anche Polidori, una se ne va ma un'altra si avvicina, fa il punto. Secondo e terzo ancora della compagine di Sant'Angelo. Alla bocciata adesso Palazzetti. La tira più forte stavolta, colpisce, si muove però anche il pallino, si rialza. Vediamo stavolta la sorte, chi avrà premiato. L'arbitro controlla, poi decide di misurare.
prosegue nella misurazione. Punto fatto. Ultima boccia nella formazione di Oriolo. Ce l'ha in mano Polidori. Si posiziona sulla linea dei 4 metri. Suo caratteristico stile di accosto. Sbatte un po' la boccia. Nella fase di rilascio. Gioca sotto la sponda. Sembra una buona boccia la sua. Fa il punto, si copre anche un pizzico, non del tutto, ma insomma parzialmente resta impallata da quella corta. Possibilità anche in questo caso di realizzare più punti per il giocatore della Sant'Angelo. Alla bocciata. Ne prende il pizzico giusto, avverso. Colpisce avverso, ma tornando indietro la sua boccia tocca quel tanto che basta al pallino per non mettere il secondo punto in terra. Aveva esultato Palazzetti per averla colpita. Avverso. Ma la boccia ha spostato di poco il pallino. Un solo punto in terra. Quel piccolo spostamento è bastato per non dare l'opportunità della partita. Stava quasi per accostare Valecchi, ma Berta interrompe nuovamente il gioco, gli dice di tirare la boccia, effettivamente quella laterale dovesse colpirla, potrebbe far rigiocare anche l'altra sulla sponda e rimettere la possibilità di fare partita. E chiamano quindi il tempo. Stavolta l'intervento di Monacelli forse non sarà neanche necessario. I tre della terna si dirigono verso il gioco mentre il loro tecnico cerca di raggiungerli. Sono diverse possibilità. Vediamo quale sceglieranno. Vediamo quale boccia tira, la indica adesso. Ecco, l'arbitro, quella laterale. La dovesse smezzare, ma la sbaglia. Ancora un solo punto per la formazione di Perugia. Questa era la loro seconda opportunità per chiudere il set. 6-3 invece. Già due occasioni per loro nel precedente tiro. E anche in quello prima. Pallino impostato ancora una volta lungo dalla formazione umbra. Leggermente decentrato sulla sinistra. D'accosto Valecchi.
chiamato alla bocciata, forse la sua prima nel corso dei due incontri che abbiamo seguito a partire da stamattina. Non male la direzione, un po' troppo corta, ma Vulderk non sta rispondendo come ci si può aspettare da un puntista di Terna negli ultimi tiri. Molto rischioso anche questo suo accosto, passa vicino a quella dell'avversario, la tocca appena, buon per lui, riesce a fare il punto, leggero vantaggio di rimetterla a posto, quella toccata viene lasciata così e alla bocciata adesso Berta Joy che colpisce, rientra come secondo punto quella della formazione di Oriolo. Vulder che ha già tirato in accosto, questa sembra averla indirizzato meglio, la forza anche è buona, toglie il punto, sicuramente un'altra bocciata adesso per Berta, vediamo se sarà così. La tira infatti, colpisce, rientra ancora quella della formazione di Viterbo. In accosto Fasulo, tocca ancora quella avversaria, ma stavolta era davvero troppo lunga, non basta neanche quel piccolo sfioramento per farla rallentare. Occia che se ne va, vantaggio di rimetterla a posto. Viene rimessa a posto, davvero molto lunga quella di Fasulo. 6-3 il punteggio. Intanto la formazione Gatto Azzurro si sta rifacendo sotto nei set di questo secondo turno. Sembravano quasi intenzionati a sbrigarsi e invece 7-5 rientra in partita l'individualista e 7-5 invece addirittura in favore della coppia della Gatto Azzurro, terza categoria, rientrati in campo anche quelli della quarta. Tirato il pallino dopo l'altra brutta boccia giocata da Fasulo, Polidori lo colpisce, attenzione probabilmente era quello di annullare il tiro, ma il pallino invece beffardamente se ne va all'angolo di destra dove ci sono due bocce della formazione Umbra, lotto virtuale in terra, vediamo cosa decide di fare, boccia molto importante questa, tira la più corta sotto la sponda di sinistra, Polidori cerca di portarne due verso il gioco, la colpisce, una si ferma, l'altra va verso l'angolo, toglie il punto, si copre un po', altre tre bocce in mano stavolta, anche stavolta per cercare di chiudere questo set. Palazzetti che parte intanto con quella corta, ne prende mezza, bocce che girano, alto rimpallo, viene toccata quella che era di punto, vediamo adesso, uno dovrebbe essere già sicuro, una formazione Umbra, vediamo, è così, si misura per il secondo che viene attribuito in questo momento, 8-3,
8-3 e 2-0 in questo scontro della terna. 3-1 quindi il conto dei set a favore della Sant'Angelo quando si va all'intervallo. Ne approfittiamo anche noi, un breve attimo di pausa, a tra poco.